Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questo nuovo live qui in diretta. Quest'oggi parleremo di un tema un po' dibattuto ultimamente. È uno scenario, quello che stiamo assistendo, al quale stiamo assistendo un po' poco nitido, quindi è giusto che ci siano delle correnti di pensiero che intravedono nell'operatività short magari un'occasione di investimento, mentre ci sono altre correnti di pensiero che magari dicono ok, ma non è che ogni titolo che sale è un titolo da shortare. Anzi, vedremo quest'oggi come impostare una corretta operatività short, ma sui titoli che sono deboli. Chiaro? Quindi questo è un argomento molto importante, quindi prendete nota perché potrebbe servirvi nella vostra carriera da investitori. Per chi non mi dovesse conoscere, io sono Fabio Brigida, lavoro per Trend Online da oltre 6 anni, mi occupo di investimenti principalmente sul mercato italiano ed insegno a coloro che vogliono capire come investire sui mercati, come appunto avere delle strategie replicabili nel tempo che hanno l'obiettivo di generare profitti costanti e quindi di raggiungere il tanto ambito arricchimento non solo conoscitivo ma soprattutto finanziario. E una delle cose più elementari che bisognerebbe fare è operare in accordo con la tendenza di un titolo. Quindi quest'oggi ci occuperemo magari di capire come individuare i titoli deboli e di conseguenza capire se ci sono dei margini per operare a ribasso su questi titoli. Ovviamente l'operatività short è un tema che alcuni tendono a deviare, alcuni investitori, alcuni trader, perché magari non tutti sono propensi a ragionare all'opposto, al contrario. Sapete bene che chi opera in short guadagna sul calo del prezzo. Quindi dal punto di vista percettivo c'è una discordanza. Noi solitamente siamo abituati a guadagnare se i prezzi salgono e a perdere se i prezzi scendono, mentre nell'operatività short avviene esattamente il contrario. E non solo, non tutti i titoli sono shortabili e non tutti i titoli shortabili sono shortabili overnight. Che cosa vuol dire? Che alcuni broker, alcuni intermediari consentono lo short selling, quindi la vendita allo scoperto. Sostanzialmente gli investitori o il broker prestano a te dei titoli che tu puoi shortare, chiaro? Infatti si richiede un prestito titoli per andare short. Solitamente chi cede i titoli per lo short incassa una piccola commissione, una piccola percentuale, chiaro? Mentre ovviamente chi chiede dei titoli da shortare deve pagare ovviamente una sovrattassa, chiaro? Quindi lo short comporta dei costi marginalmente più elevati, ma bisogna tenerli in considerazione. Ma soprattutto non tutti i titoli sono shortabili e non tutti i titoli sui quali possiamo aprire posizioni short sono titoli sui quali possiamo avere un orizzonte temporale di medio e lungo periodo, perché alcuni titoli vengono chiusi, lo short su alcuni titoli viene chiuso alla chiusura della giornata di contrattazioni. Quindi se io apro adesso alle 9.05 uno short su un titolo X che non è shortabile overnight, quindi vuol dire oltre overnight, come dire, vuol dire oltre la notte, nel senso non è shortabile per più giorni, io a chiusura della giornata mi vedrò chiusa la posizione se non mi sono informato prima, chiaro? Quindi mi raccomando, chi ha interesse a operare short si informi presso il proprio broker, la propria SIM, il proprio intermediario, chiedendo se è disponibile l'operatività short per il titolo che intende shortare e informandosi anche dei costi annessi e connessi. Chiaro? Quindi, prima di entrare nel vivo, do un saluto a tutti. Ciao Daniele, ciao Roberto, ciao Giulia, buongiorno anche a te Roberto. Ciao Luigi, anche oggi la vedo brutta, ma vediamo un po'. Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio mai. Ci sono titoli che continuano ad avere un'impronta rialzista, ne abbiamo parlato ampiamente ieri nella masterclass privata, quindi però è anche vero che
è giusto dare una voce a coloro che sono alle prime armi e vorrebbero capire anche come si va short. Allora, nell'eccezione comune, come dire, si è molto più tentati a shortare un titolo dai massimi, chiaro? Il problema qual è? È che un massimo è un livello tale a posteriori. Mi spiego meglio. Se oggi il titolo Pinco Pallino si trova a 12 euro, come faccio io a dire che quel 12 euro è un massimo? Lo posso sapere, lo posso affermare con certezza solo se domani e nei giorni successivi abbiamo dei massimi che sono 11,93 euro, 11,12 euro, 11,01 euro. Quindi in questo frangente io a posteriori so che quello è un massimo, perché se oggi il titolo è a 12 euro, domani a 12,10 euro, beh, i 12 euro che io supponevo fossero i massimi, sono dei massimi relativi, perché il giorno dopo un prezzo più alto, chiaro? Stesso discorso vale per i minimi. Quindi partendo da questo assunto, se un titolo si trova sui massimi, vuol dire che c'è una forza relativa di fondo, altrimenti i prezzi non sarebbero saliti, giusto? Quindi chi shorta i massimi fondamentalmente va contro tendenza. Ora aprite bene le orecchie, io mi rivolgo a chi investe, chiaro? Fate questa netta distinzione, cioè i trader possono anche shortare i massimi perché entrano ed escono dalla posizione in un breve tempo, in un breve arco temporale, ma chi investe i propri soldi su un orizzonte temporale di medio e lungo periodo, difficilmente, o meglio, dovrebbe evitare di andare short sui massimi o comprare i minimi, perché per il discorso delle tendenze che tendono a protrarsi e quant'altro, quindi i discorsi triti e ritriti che trovate in questo canale, però triti e ritriti, ma non sempre assimilabili o assimilati, chiaro? Quindi quest'oggi vi farò vedere come si può impostare un'operatività short, non per forza sbagliando approccio. Cioè, nel senso, è molto facile oggi pensare che FinecoBank sia il titolo da shortare per eccellenza, perché è sui massimi storici, ma la realtà è che non è così. La realtà è che bisogna andare short sui titoli che sono già deboli. Bisogna andare short sui titoli che sono già fiacchi. Bisogna andare short sui titoli che sono già in una posizione accomodante per lo short. Chiaro? Allora, prima di andare avanti, vorrei sapere se alcuni di voi hanno già esperienze short, se hanno delle posizioni short aperte attualmente. Io non ne ho, e lo dico con chiarezza, non sono short. Questo è un video didattico, poi chi vorrà applicare le nozioni che vengono espresse questa mattina, libero di farlo, e vedrete che insomma cambieranno anche in meglio le vostre performance. Quindi è facile pensare che okay, Nexi massimi storici short, ok, Campari massimi scenderanno. No, ragazzi, non è quella roba lì, cioè nel senso sono solo è fuffa, nel senso sono cavolate, voglio dire, perché io dovrei andare short su un titolo forte? O perché dovrei comprare un titolo debole? Il ragionamento è uguale a sezioni invertite, chiaro? Quindi entriamo nel vivo, iniziamo a fare un po' dei distinguo, ok? Ciao Maurizio, ciao Stefano, io non so come, ciao Giuseppe, io non so come sta aprendo la borsa quest'oggi, non mi interessa al momento. Quello che mi interessa è fare una selezione che potrebbe magari aiutare alcuni di voi a capire di dove sbagliavano quando entravano short. Io capisco che a volte magari voi sentite delle cose turche dette da me in questo canale, in questo video, in questi video, però ragazzi, se ve ne parlo è perché so ciò che dico. E siccome la volta scorsa ci fu uno spiacevole episodio, non mi ricordo neanche il nome della persona, però presendo via, ragazzi, cioè non è che voi dovete venire su questi video a imporre o comunque
consigliarmi cosa devo fare, non devo fare, cioè, come dire, non è che non ho bisogno di consigli, ma se io ho un modo di investire, di operare, di fare che è mio personale, anche voi dovete accettare che io magari possa non conoscere l'indicatore di accumulazione e distribuzione, senza poi però sfociare in fraintendimenti oppure in malintesi oppure persone che si sentono offese sul personale, ma ci mancherebbe, chiaro? Io non è che vengo a voi a imporvi di fare quello che dico io, quindi gradirei che neanche voi facciate lo stesso. O se lo fate e io vi rispondo picche, non sentitevi presi, no, come dire, non la prendete sul personale. Già siamo a distanza, cioè, fraintendersi un attimo, però alla fine l'importante è che tutto sia coerente con quello che poi è ciò che viene detto e fatto nei video. Non ho short in passato provato, ma non è per me. Giulia, questa è una cosa importante, infatti. Testimoni quello che ho detto all'inizio, non tutti sono portati per gli short. Io il mio primo short l'ho aperto dopo 3 anni che ho iniziato a bazzicare nel mondo degli investimenti. È più un qualcosa che ci blocca dal punto di vista psicologico, chiaro? Poi ovviamente gli short sono molto più rapidi, molto più ripidi, però non è tema di questo video. Questo oggi vedremo a grandi linee come dovrebbe essere impostato correttamente uno short. Poi ovviamente sono aperto a qualunque tipo di confronto. Non sto dicendo che un titolo non si può shortare dai massimi, no, ma non si può shortare solo perché sui massimi, sono due cose diverse, chiaro? Bisogna sempre aspettare delle conferme, sia nell'operatività long che nell'operatività short, ma la cosa importante è seguire la forza o la fiacchezza del mercato. Quindi vi spiego un po' come faccio io quando ho intenzione di andare short. Allora andiamo sulla Visual Trader. Andiamo sulla Visual Trader. Io mi aiuto con dei semplicissimi Explorer che tutti possono costruire. Questo me lo sono fatto a mano, ragazzi, anche qui. Un po' come il discorso degli indicatori, degli oscillatori che sono già preimpostati, no? Anche per quanto riguarda gli screener, cercate di sporcarvi le mani, nel senso che metteteci del vostro. Perché io dovrei utilizzare lo screener dell'analista Y senza che io provi a farne uno mio? Cioè io ho diversi screener che sono anche in vendita, le licenze a vita, però esorto sempre a dire ragazzi, ok, se voi non avete tempo compratelo, ma cercate quantomeno di capire cosa ci deve essere dietro uno screener. Se io voglio individuare, adesso in maniera semplice, no? Se io voglio individuare dei titoli deboli, banalmente posso dire ok, allora selezionami tutti quei titoli che nelle ultime settimane hanno perso più del 20, del 30%. Quindi almeno in mente ho chiaro ciò che deve fare lo screener per me. Ok? Se voglio uno screener che dice guarda, individua tutti i titoli forti, magari posso dire ok, seleziona i titoli che nelle ultime settimane hanno fatto almeno il più 40. Chiaro? Non è che voi prendete e spingete solo perché c'è lo screener di Malverti, di Brigida, di Aldrovan, no, dovete anche cercare di capire cosa c'è dietro. Chiaro? So che alcuni dicono, vabbè, ma io non sono un programmatore, ragazzi, non bisogna essere programmatori, assolutamente no, bisogna semplicemente avere le idee chiare, poi magari c'è l'ufficio clienti, l'ufficio assistenza di coloro che forniscono i supporti analitici che possono dare una mano, ma partire già per partito preso, no, io non sono in grado, non funziona, penso, in nessun campo della vita, chiaro? Quindi io utilizzerò degli screener che ho costruito. Ma vi posso anche far vedere la formula, niente di che, alla fine, proprio perché sono semplici. Abbiamo questo ribasso semplice che indica tutti quei titoli che, aspetta, non mi ricordo neanche, ecco qui, tutti quei titoli che negli ultimi 4 periodi, quindi che possono essere 4 giorni, 4 settimane, 4 mesi a seconda del time frame, hanno fatto una variazione almeno del meno 5. Chiaro?
Quindi quei titoli che hanno generato una performance di almeno il meno 5. Quindi farò girare questo screener sia sul settimanale, sull'all share. Olè. Che è sul mensile. Perché questa distinzione? Beh, ragazzi, capite bene che un segnale di short sul mensile ha molta più valenza di un segnale di short sul settimanale. Chiaro? Quindi questo è un assunto importante. È ovvio che qui non è che andremo short su tutti i titoli, o meglio, io non sto facendo questo video perché penso che bisognerebbe andare short, però siccome abbiamo ricevuto diverse richieste di gente che dice che io voglio shortare, ragazzi, anche se il Fuzzini B era perso il meno 3, oggi sta perdendo il meno 1 e 23, non possiamo dire che siamo in una situazione short. Non è corretto dal punto di vista grafico. Quindi queste sono le due liste che andremo ad analizzare. Allora, partiamo da quella settimanale. Quindi, come vedete, qui abbiamo una lista, abbiamo la percentuale in ordine dal peggiore al migliore, diciamo, tra virgolette, e poi abbiamo il grafico, chiaro? Quindi io mi soffermerò solo sui titoli che penso siano interessanti per questa lezione. Aspettate che prendo nota così, poi. Beh, Fiera Milano, me lo segno. Mondadori Editore, me lo segno. Elica, me lo segno. Acea, me lo segno. Ma Prima Industria potrei segnarlo, ma dubito che ci sia lo short per questi titoli. Quindi questa è la selezione weekly. Andiamo sul monthly. Guardate, difficilmente titoli che apprezzano così poco o che sono poco scambiati hanno lo short selling, però informatevi. Cucinelli, me lo segno. Guardate qui, Mondadori Editore. Ho anche la conferma sul weekly e sul monthly. Quindi questo è un fattore importante. C'è un titolo che mi ha dato dei segnali short sul settimanale e che poi me li conferma sul mensile. È molto molto utile. Bene. Questi erano i titoli che lo screener
mi ha fornito. Allora vi chiedo, cosa hanno in comune questi titoli? Rispondete in chat. Cosa hanno in comune? Allora, Mario dice tante belle candele rosse piene. Ok. Debolezza, bravo Maurizio. Garofita, ciao. Titoli sottili e tendenza ribasso su base mensile. Tendenze ribassiste. Quindi fondamentalmente, ragazzi, è giusto ciò che avete detto, sono titoli già deboli. Sono titoli che hanno una struttura tecnica di fondo leggermente, o meglio, già compromessa. Sono titoli sui quali basta un niente che continuano a precipitare. Quindi, come dire, ha senso dire ok, io voglio mettere del capitale short, non è che vado a beccare il titolo che è già sui massimi storici, no? Beh, quel titolo che già ha una debolezza intrinseca. Di questi titoli non tutti sono pronti per essere shortati, ma alcuni sono messi meglio di altri per lo short. Ad esempio, ragazzi, condividete questa lezione perché è molto molto importante. Allora, ad esempio, supponiamo, partiamo da Fiera Milano, beh, Fiera Milano, per come la vedo io, è un titolo che non ce la fa a mantenersi sui livelli top. Per come la vedo io è un titolo che sta fiaccando e sta rompendo questo importante supporto tra i 3 euro e 15 e 3 euro e 20, 3 euro e 25. Dal punto di vista strutturale è un titolo che è abbastanza provato. La sua tendenza rialzista è stata violata come molte durante il lockdown, quindi durante il crollo dei mercati dell'inverno scorso. Il fatto che i prezzi qui abbiano generato anche dei massimi decrescenti, ragazzi, cioè, fa capire che magari in questo momento non c'è una forza rialzista. Quindi questo scenario, la rottura di questo supporto, la candela rossa che sta spingendo i prezzi verso i 3 euro, sono dettagli che mi fanno capire che Fiera Milano potrebbe essere un titolo debole, pronto per essere shortato. Ovviamente qui non si parla poi di livelli di ricopertura, di non ricopertura, qui parliamo della struttura portante. Ok? C'è una debolezza intrinseca. Mondadori Editore, idem con Patate. Mondadori Editore scende, non aveva una tendenza rialzista che è stata viziata o che è stata sporcata o che è stata invalidata dalla rottura di barriere dinamiche, di supporti dinamici discendenti, non aveva una tendenza rialzista né prima del lockdown né tantomeno dopo. Ciò che possiamo dire è che magari si è mosso in un'ampia ampia fase laterale di medio e lungo periodo, e che se proprio vogliamo vederci una rottura, ecco qui, è avvenuta esattamente qualche settimana fa. Chiaro? Il punto qual è? È che il titolo ha provato a riportarsi sui livelli di massimo. Ma qui, in maniera proprio semplicistica, abbiamo
dei minimi e dei massimi decrescenti. Chiaro? Quindi magari la rottura di area 1.03-1.04 poteva essere già intesa come un'area per aprire delle posizioni short. Un livello chiave al quale i prezzi potrebbero ambire è questo, 0.85-0.86, che non è un target, è semplicemente il supporto storico che il titolo genera, come dire, ha cementificato nel corso degli anni. Però ecco, entrando short su questo titolo è molto probabile che i prezzi ci daranno ragione. E come vi ho detto prima, c'è anche la conferma sul mensile di Mondadori Editore. Guardate qui, questo è un quadro tecnico mensile, ragazzi, anche per coloro che dicono che io shorto dai massimi, va bene. Mondadori Editore non è che ha invertito la sua tendenza dopo un giorno che è arrivato qui. Mondadori Editore a novembre 2019 ha testato i massimi, a dicembre 2019 è andato a riposizionarsi sui massimi, a gennaio di questo anno ha ritestato i massimi e poi ha fatto una doji. Quindi il titolo è vero che è arrivato sui massimi, ma ci ha messo 3 mesi prima di dare un segnale short. Chiaro? Quindi chi è entrato magari short sul titolo a novembre, beh, è rimasto per 2 mesi intrappolato qui sui massimi. Ok, è vero che poi a febbraio i prezzi sono scesi anche di tanto. È vero anche che durante il mese di marzo e di aprile non si poteva andare short. Quindi questo è un altro limite dello short selling, se la Consob li gira, blocca l'operatività short e questo è. Quindi per dirvi che cosa, che un titolo sì può essere shortato dai massimi, ma solo quando c'è una conferma di inversione dei massimi, non solo perché siamo sui massimi. Chiaro questo? Quindi su Mondadori Editore c'è una debolezza intrinseca, poi magari uno poteva anche shortare, supponiamo che non ci fosse stato il blocco della Consob, e questo sia un quadro tecnico valido negli anni, quindi un esempio che può essere applicato negli anni, beh, la rottura di un supporto dinamico ascendente è sempre un segnale di forte debolezza, specie se avviene dopo l'apparizione di una doji line sui massimi. Chiaro? Altro titolo interessante su Elica. A Elica, occhio, non so se è un titolo sul quale si può andare short, perché è un titolo molto sottile. Però è indubbio che anche qui i prezzi non ce la fanno a confermarsi oltre le barriere, aggiornano i minimi, titolo che sono 2-3 mesi, anzi 2 mesi da aprile ad oggi che più o meno ha palleggiato in questo intorno, adesso si sta generando un inviluppo ribassista. Quindi questo titolo potrebbe cadere come una pera. Bisogna capire se su Elica è disponibile lo short selling e soprattutto lo short selling overnight, perché ce ne facciamo poco a comprare lo short adesso, anzi a venderlo short adesso e vederci chiusa la posizione a fine giornata. Altro titolo, ACEA, occhio ad ACEA. Ora non so, non mi interessa se questo ribasso è dettato da qualche dividendo, qualche ciotola, non ce ne frega nulla, ma ACEA ha fatto un pattern molto bello di inversione. Allora abbiamo una tendenza rialzista, questo è non ci piove. Il fatto è che questo trend rialzista, che ha avuto una bella esplosività al test di questa area dinamica ascendente, ha generato un massimo che è più basso del precedente. Nel generare questo massimo più basso del precedente, il titolo anche delineato delle candele di potenziale inversione, ovvero le doji line, e il fatto che il titolo abbia rotto a ribasso i 17 euro è un segnale short lampante. Quindi occhio alla CEA, perché questo potrebbe essere un titolo che, insomma, quantomeno potrebbe andare a ritestare questo livello dinamico. Non sto dicendo che ACEA non è più un titolo valido, ma a noi non ci interessa sapere quello che è accaduto 7 anni fa al titolo, interessa sapere ora come la struttura grafica, e oggi vediamo che il titolo non ce la fa. Chiaro? Quindi ACEA potrebbe essere, anzi, questo è un titolo che
anche io farò il pari dispari se prenderlo meno in short, però sicuramente è uno tra i titoli più interessanti visti finora. Prima Industria, giusto per la cronaca, magari ve lo faccio osservare, ma è un titolo sul quale non so neanche se c'è lo short selling, ma guardate qui, 51.000 pezzi scambiati, 78.000 pezzi scambiati questa settimana, a prescindere, io questi sono titoli che non consiglio a nessuno. Tutto chiaro finora? Ci sono domande su quello che ho detto finora? Vediamo un po'. Vorrei ricordare a tutti i nuovi che sono presenti magari in questi video, che vedono questi video, che possono accedere al canale Telegram registrandosi al link che metto qui in chat. Lo stesso link lo trovate anche nella descrizione di questo video, nell'info box, come si suol dire. E non solo avete accesso al canale Telegram, ma vi vengono sbloccati anche una serie di contenuti gratuiti. Quindi basta andare qui, ve l'ho messo qui in chat il link. Stesso link anche si trova, eccolo qui, sblocchi contenuti gratuiti. E poi ci sono altri link, altri contatti utili per chi magari vuole informazioni sui corsi, consulenze e videocorsi. Qui abbiamo il riferimento di Luisa e qui c'è il numero verde al quale risponde Federica Pace. Allora, nessuna domanda, va bene, quindi andrei avanti, così osserviamo Brunello Cucinelli e poi andiamo dritti ai saluti, va bene? Mi fa piacere che non ci siano domande, quindi vuol dire che è tutto molto chiaro. Brunello Cucinelli è il titolo che mi è balzato agli occhi subito. Qui ci spostiamo su un quadro tecnico monthly, quindi mensile, per il semplice fatto che il titolo ad oggi, guardate qui, togliamo le linee perché non. Allora, ciò che balza agli occhi cos'è? Almeno personalmente, sono queste lunghe code verso l'alto. Ok? Uno può dire sì, ok Fabio, ma c'è anche delle lunghe code verso il basso, giusto? Ma oggi, in questa struttura grafica, in questa situazione tecnica particolare, io vedo un titolo che non ce la fa a confermarsi oltre le barriere di periodo. Qui vedo un titolo che ha provato a confermarsi oltre questa barriera dinamica e oltre questa barriera statica. Non ce l'ha fatta. Qui vedo un titolo che ha provato a riportarsi sopra e non ce l'ha fatta, quindi i supporti sono molto sotto stress. I supporti sono stressati su questo titolo. Quindi sotto i 27 euro, tra i 27 euro e i 26,80 euro, potrebbero esserci dei pending o degli alert che mi fanno capire che magari il titolo può essere pronto per un'operatività short. Non tanto perché oggi abbiamo avuto una violazione ribassista, no. Piuttosto per il fatto che il titolo non riesce a confermarsi verso l'alto, quindi se un titolo non è in grado di essere sorretto da una forza rialzista, gioco forza, andrà verso il basso. Chiaro? È ovvio, ogni titolo che shortiamo deve avere dei livelli di ricopertura, ognuno di voi sa come trovarli, chi non lo sa, insomma, si informasse, studiasse e poi lo capirà. Però ecco, è molto più opportuno sfruttare la debolezza su titoli già deboli che mettersi alla ricerca dei short, dei massimi, solo per portare a casa pochi spicci in controtendenza. Cioè, se Bruno Cucina li rompe, o comunque può essere lo short, può essere aperto anche oggi per chi sa come individuare un livello di ricopertura su questo titolo. È abbastanza facile, secondo me, trovarlo. Quindi lo short può essere aperto anche oggi. Chiaro? Perché se il Brunello Cucinelli rompe, il primo livello al quale può ambire sono i 24,80 euro, così come se Acea rompe, il primo livello era il supporto dinamico ascendente. Guardate qui, sui 15 euro. Quindi
Anche nella scelta dei titoli short ne abbiamo una selezione variegata, la classica selezione, e poi dalla selezione bisogna fare la tipica scrematura. Ha senso, oggi come oggi, avere un portafoglio anche misto, mix long short, chiaro? Ripeto, indipendentemente da quello che sta facendo ora il FTSE MIB, comunque l'impostazione di fondo ha dato una prova di voler essere maggiormente rialzista, che poi l'indice non ce la fa a confermarsi oltre i 20.000 punti, è un dato di fatto, non dico di no, però ecco, non me la sentirei di dire oggi che l'indice ci sta dando segnali short, al massimo sta dando segnali di chiusura di long che sono stati aperti qualche settimana fa, ma per avere segnali short ben definiti sull'indice, secondo me bisogna aspettare ancora un po', chiaro? Allora, Mario chiede, quelle spike crescenti non potrebbero essere un segnale di crescita? Ti riferisci a Brunello Cucinelli? Vediamo un po'. Scrivete sempre i titoli a quali fate riferimento, ragazzi, perché io non sto nella vostra mente. Allora, se ti riferisci a Brunello Cucinelli, assolutamente sì, cioè della serie. Possono essere dei tentativi di crescita, ma i prezzi non li hanno confermati questi tentativi. Oggi il titolo è sui 27 euro. Se fosse qui sui 33 euro avresti avuto ragione, ma se fosse sui 33 euro non avremmo una spike, giusto? Cioè se fosse sui 33 euro avremmo una candela piena più o meno rialzista, e questo non è mai accaduto, almeno fino ad oggi. Quindi le spike, proprio per propria natura, le spike, proprio perché sono spike, ci fanno capire che c'è stato un tentativo non confermato, altrimenti avremo candele piene. Perché se la spike si forma è perché il mercato non ce l'ha fatta, sia a confermare rialzo che a confermare ribasso. Garofita, su Acea si nota che ha perso già il 10% e si trova sui minimi mensili, giustamente si guarda la tendenza, ma sì, cioè, allora, indipendentemente da quello che il titolo ha perso nel corso delle ultime settimane o nel corso degli ultimi mesi, hanno interesse a quello che potrebbe fare da domani in poi, cioè oggi sappiamo che magari ha perso il 10%, ora non so a che livello, allora vediamo un po', Acea. Allora, CEA ha perso il 5% nelle ultime, ha perso più del 5% nelle ultime 4 settimane, chiaro? Meno 6, ok, chiaro? Il fatto che il titolo abbia perso il 10%, tu probabilmente lo consideri dei massimi, ma non è dei massimi che bisogna considerare quanto ha perso. Ragazzi, non fate questo errore. Cioè, che ne sappiamo noi? Cioè, i massimi li prendiamo a riferimento solo dopo che abbiamo avuto il segnale, invece no, noi dobbiamo prendere in riferimento quanto il titolo ha perso da quando ha dato il segnale, cioè non è che ACE ha dato un segnale short qui, ACE ha dato un segnale short a 17,20 euro, 17,30 euro, chiaro? Quindi non ha, sì, è vero che ha perso il 10%, il 7%, quello che è dei massimi, ma il segnale trigger è scattato solo poco fa. Io non sapevo, non potevo aprire posizioni short qui, tantomeno qui. Così magari ragazzi voi lasciate stare le analisi a posteriori, mettetevi nell'ottica in cui magari voi siete dei cacciatori di massimi e solo perché magari Acea questo giorno ha fatto un più 4, poi la settimana dopo ha fatto un più 2 e poi magari continua a crescere, dite no, vabbè è salita del 2,16, poi del 9, poi del 3, io qua mi metto short, no, perché questo è successo. Poi il titolo è andato ancora su, ha fatto un altro più 8, ha fatto un'altra performance positiva prima di ritracciare. Quindi il timing, ragazzi, è molto importante. Bisogna iniziare a mettersi short quando i segnali short sono evidenti, così come bisogna iniziare a mettersi long quando i segnali long sono altrettanto evidenti. Quindi su ACEA il livello trigger è stato questo, la rottura di 17,10 euro, 17 euro circa, chiaro?
indipendentemente da quanto ha fatto dal massimo, perché sul massimo noi non avevamo proiezioni short. Questo è un messaggio chiaro, molto chiaro che deve passare, va bene? Ok, allora direi che per quest'oggi penso che sia passata l'idea che per operare short servono dei titoli deboli. Ovviamente se avete esperienze che attribuiscono il contrario, che dicono no, ma cosa dici? Io vado short dei massimi, va bene. L'importante, ragazzi, che siano cose che siano statisticamente provate e che statisticamente abbiano sempre dato alla lunga dei risultati, delle probabilità positiviste. Chiaro? Cioè uno può anche dire io shorto i massimi, ma se 2 volte su 10 la becchi, l'operazione giusta, le 8 volte restanti la sbagli, è un po' così. Poi è ovvio, c'è un discorso magari di risk reward, un discorso di rapporto profitto-perdite, però in linea generale statisticamente chi shorta i massimi si fa male negli investimenti, nel trading è un'altra cosa, chiaro? Va bene, io direi che possiamo chiuderla qui. Grazie per essere stati collegati anche quest'oggi. Ovviamente potete commentare questo video lasciando un commento anche se lo vedete in differita, e bon, domani probabilmente non ci sarà la diretta, quindi ci vedremo con buona, non lo so, non è sicuro, però nel caso in cui ci dovesse essere ci vediamo sempre verso le nuve. Iscrivetevi al canale Telegram, iscrivetevi al canale YouTube di Trend Online, basta cliccare sulla filigrana che trovate in basso a destra del vostro schermo. Per me è sempre un piacere darvi queste pillole riflessive, poi ovviamente dovete ragionare.